Cervinara si sta organizzando con progettazione a breve e lungo termine, gli altri paesi fanno lo stesso della Valle Caudina, ma la città caudina a che punto è? Beh, la città caudina vi è qualche problematica. In effetti noi abbiamo presentato una richiesta per un progetto che riguarda la valorizzazione dei sentieri, la pista ciclabile, partecipando, aderendo al fondo di rotazione regionale per la progettazione, unicamente per la progettazione. Gli sforzi dell'attuale presidente, insomma, per cercare di andare avanti su questa falsariga sono notevoli e importanti, ma comunque diciamo non è che si sta realizzando quello che noi vorremmo, detto in maniera molto concreta, nel senso che se non comincia ad intervenire qualche finanziamento concreto che mette insieme attorno ad un tavolo tutti gli amministratori, beh, si sta ancora un poco questo campanilismo dei vari comuni, ognuno pensa per sé eventualmente, ecco, non è una critica ma è un dato di fatto. E poiché non vi è ancora questa possibilità di autonomia finanziaria della città caudina, la porta ancora a vivere come diciamo un obiettivo da raggiungere, ma in realtà ad oggi questo obiettivo è nel breve e lungo periodo e non vedo oggi attività concrete diciamo destinate a dire esiste effettivamente la città caudina. È un progetto anche questo che ha bisogno dei suoi tempi.